lo ammetto. A me che sono sempre stato uno spirito ribelle e polemico, questa situazione schiaccia parecchio. Mi sento chiuso in una gabbia, in un tunnel che sembra ancora infinito e mi schiaccia. Ho sempre odiato essere costretto, in qualche modo, a fare qualcosa che non mi va. Ma bisogna mettere da parte l'egoismo. A nessuno piace stare a casa. Rido perché se avessimo detto questa frase qualche tempo fa, avremmo avuto esattamente questa reazione. Avremmo riso perché sembrava assurdo. È proprio vero che certe situazioni, se non le vivi, non puoi capirle. E allora ti accorgi di quante cavolate hai detto in passato. Personalmente, io che sono sempre stato uno che vorrebbe dominare su qualsiasi cosa, uscire a fare la spesa con questa mascherina e con questi guanti è un'umiliazione. Questo periodo mi mette alla prova. È una vera e propria quaresima, già. Un periodo di privazione dove metti in gioco la tua fragilità. Perché sì, mi sento fragile a non poter vedere la mia ragazza, a non poter uscire con gli amici. Ma questa situazione la viviamo tutti, non solo io. Allora è giusto che uno metta da parte il proprio orgoglio. Allora, se devo uscire a fare la spesa, devo farmi umile e mettere quella cavolo di mascherina. Per il bene degli altri, in primis. Ho una prova per tutti. Quando tutto questo finirà, capirò veramente a quanta fortuna avevo prima. Le cose che sembravano più banali torneranno come oro che cola. C'è chi ha lasciato fuori la propria ragazza, il proprio ragazzo, i parenti, gli amici. Allora, stiamo a casa per loro. Loro lo faranno per noi. Solo così possiamo far presto. Perché ho fretta di riabbracciarti, Arianna. E ognuno di voi avrà una persona, un caro, che vorrebbe avere a fianco il prima possibile. Allora combattiamo insieme. Facciamoci forza insieme. Che da soli non andiamo da nessuna parte. Io resto a casa. Fatelo anche voi. Paolo Martone.